Lonzo, you can begin. Hi, welcome everybody. I'm Lorenzo Nicola Meazza. I'm the founder of my own law firm, Studio Legale Meazza, based in Milan, the economical capital of Italy. In a moment, I will share screen for some slides for I prepare for you. Here we are. Okay. And okay, here we are. My firm works in the wartime country, and it's specializing in criminal law, white collar crime in particular. I mainly assist companies, including those listed on regular markets and the national and multinational groups, public and private bodies, and natural persons in every sector and in the following areas. I show some tips for you, like corporate financial banking crimes, criminal liability of entities, tax, criminal law and money laundering, crimes against public administration, environmental crimes, bankruptcy crimes, medical and professional crimes liability, employment crimes, cyber crimes, press related crimes, industrial law, intellectual property infringement and protection under criminal law, crime against individuals and against property, extradition proceedings, and European arrest warrant. The entire field of the white collar crime. And I provide legal consulting and assistance to companies in the fields of criminal compliance, drafting and updating compliance program. In fact, the extraordinary corporate transaction like M&A or company transfers could present some serious risk of criminal nature and for protection, thanks to diligence experience, from the risk of involvement in criminal proceedings to various corporate bodies. Today, I will talk about criminal law amid the COVID-19 in Italy. I will speak in my mother tongue, Italian, but if somebody wants to ask me any question, I can answer in English without problem. Okay, I will start. Okay, dopo la Cina, sostanzialmente, il caso di coronavirus nel mondo hanno colpito oltre Iran, Sud Corea, ma specialmente in Europa, principalmente l'Italia, la mia nazione. Questo ha portato un aumento esponenziale non soltanto dei casi di contagio da coronavirus, ma anche dei decessi per coronavirus, frutto di a causa di una popolazione anziana. Sappiamo che da alcuni studi che vengono diffusi che più si è avanti con l'età, più il rischio di letalità della malattia può essere alta, e quindi l'Italia, che è un paese che ha una media piuttosto alta dei propri cittadini, ha avuto come grande problema quello della letalità molto alta di questa malattia, che soprattutto, per esempio, che ha portato dei focolai, per esempio, in molte case di riposo o RSA. Che hanno visto davvero numerosi decessi. Quindi in Italia questo problema è oltretutto stato principalmente portato dei morti, dei contagi particolarmente, con numeri particolarmente alti, soprattutto in Lombardia, la mia regione, dove vi è il capoluogo, appunto, Milano. Il primo passo che bisogna compiere è quello di dare atto di quella che è stata la risposta delle autorità a quello che è stato il coronavirus, soprattutto dal punto di vista del diritto penale, che è appunto il mio ambito di competenza. Vi è stata una numerosa proattività del governo, che ha emanato numerose normative emergenziali, ma oltre a quelle che sono state le fonti del governo, quali decreti legge, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il professor Conte, ci sono state anche singole ordinanze di singole regioni che hanno portato
quindi a un moltiplicarsi delle disposizioni di legge e dall'altra parte anche a far sì che ci fossero dei conflitti. Anche qua la sanità è di competenza prevalentemente regionale, mentre altri sono altri aspetti invece in base alla Costituzione, quindi in base al riparto delle competenze, sono aspetti che competono allo Stato. Concentriamoci però non tanto su questi conflitti che sono stati poi risolti, non entrerò nel dettaglio di questa querela costituzionale, ma concentriamoci su quelle che sono state le questioni dal punto di vista penalistico. Innanzitutto, il primo step è arrivato con alcune limitazioni di attività commerciali, professionali e industriali, cioè questo siamo verso la fine febbraio, inizio marzo, e i primi provvedimenti erano di, secondo l'idea di chiudere questi queste attività al fine di evitare la un'ulteriore diffusione del Covid. Era proprio previsto nei primi provvedimenti anche una sanzione penale, ossia l'articolo 650 del codice penale, che punisce chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica o d'ordine pubblico, di igiene, e che punisce con l'arresto fino a 3 mesi, con l'ammenda fino a 206 euro. Era in realtà una norma piuttosto spuntata, in quanto una contravvenzione che poteva essere oblata, cioè pagando comunque l'attività che riceveva questa una contestazione, poteva senza troppi problemi pagare e chiudere il procedimento penale senza avere conseguenze di stampo penalistico. Ci sono state a Milano stesso varie attività che, anche per non aver capito nella maniera come funzionavano, quindi quali erano effettivamente i limiti posti dall'attività per la propria dall'autorità per la propria attività, sono incorsi in questa sanzione. E in una, anzi, non tanto una sanzione, perché essendo un procedimento penale in Italia, questa disposizione non porta a una contestazione amministrativa, ma a un procedimento penale, quindi venivano fatti delle informative di sottoposizione a un procedimento penale che avrebbero portato poi nel tempo a probabilmente un decreto penale di condanna o comunque all'esercizio dell'azione penale. Close due to coronavirus sostanzialmente, quindi varie attività, bar o attività che ludiche per esempio, sono state costrette a chiudere a causa proprio di questa di queste prime ordinanze. Il secondo step è stato quello del vero e proprio lockdown, quindi un divieto di spostamento non solo per quelle che erano, quindi non solo un divieto di esercizio di alcune attività, ma proprio un divieto di spostamento per le persone fisiche. Quindi, oltre a non poter uscire dalla propria regione, gli spostamenti erano consentiti per giustificato motivo, quale per esempio un motivo lavorativo per quelle attività che invece non potevano essere chiuse. Prima di tutti, medici, infermieri, naturalmente, avevano questo giustificato motivo lavorativo, essendo la loro attività necessaria, ma così anche come tutta la filiera alimentare, naturalmente, erano aperti tutti i supermercati per consentire alle persone che, di andare a procacciarsi il cibo, così come il recarsi al supermercato era un giustificato motivo. Si è introdotto oltretutto il sistema dell'autocertificazione, ossia questa dichiarazione scritta che il cittadino che si spostava, quindi usciva dalla propria abitazione, doveva firmare per attestare alla pubblica autorità il proprio giustificato motivo dell'uscita dal domicilio. Quindi si è parlato proprio di una chiusura dell'Italia per lockdown italiano, e si sono poi susseguiti degli ulteriori provvedimenti che hanno portato a quella che è stata le fasi successive dell'emergenza. Innanzitutto c'è stata una depenalizzazione, ossia l'articolo 650 del codice penale non è stato considerato applicabile per le violazioni da coronavirus, quindi dalla violazione semplice, diciamo, del lockdown, e quindi per tutte quelle violazioni si è ritenuto di applicare invece una sanzione amministrativa, quindi non di natura penale, ma
sostanzialmente che portasse esclusivamente funzione economica, vediamo con importi anche non così bassi, cioè una violazione per la se si usa un veicolo e sanzioni raddoppiate in caso della reiterazione di quella che è la violazione. Quindi, naturalmente, a questo poi sono anche comportate le sanzioni periodi di chiusura obbligatorie in caso di una delle attività commerciali in violazione di quelle che erano le norme, avesse continuato il proprio esercizio. Allora, sempre per restare invece sul tema penalistico, bisogna poi aggiungere che, così come è stato introdotto il meccanismo dell'autocertificazione, si è parlato anche, ma su questo ancora assolutamente concordo, alcuni reati di falso nelle dichiarazioni, nelle autodichiarazioni delle pubbliche autorità. Il diritto penale dei falsi o il public faith criminal law in Italia è molto frammentato e c'è chi infatti ha ritenuto che le autocertificazioni, così per come erano strutturate, non potevano portare alla commissione di una fattispecie di reato, anche se nelle stesse autodichiarazioni, negli stessi modelli di autodichiarazioni che erano state fornite dallo Stato, vi erano in realtà delle numerose, anzi, vi erano esplicitamente indicati gli articoli di legge e le sanzioni che potevano essere, a cui il cittadino che rendeva dichiarazioni fallaci avrebbe potuto incorrere. Vi è poi invece stata indicata l'articolo 260 del testo unico delle leggi sanitarie, ma quindi in questo qua, in via esclusivamente residuale. Cosa si intende? Che il legislatore cosa ha inteso? Ha inteso dire che la mera violazione dell'isolamento, quindi un soggetto che si fosse allontanato dalla propria abitazione senza un giustificato motivo, come ho detto prima, rispondeva solo di una sanzione amministrativa. Diversa la questione se un soggetto che in quarantena perché malato, quindi contagiato dal coronavirus, o sospettato perché magari è stato in contatto con altri soggetti, allora se questo soggetto sottoposto alla misura della quarantena si fosse allontanato dalla propria abitazione di dimora, allora qui sì che interviene la sanzione penale e quindi una responsabilità più grave a carico di questo soggetto per far sì che vi sia appunto questa tutela a carico della popolazione da un soggetto che è potenziale untore, invece che stare nella propria abitazione o proprio stare in ospedale, fosse uscito e avesse quindi rischiato di contagiare un certo numero di persone con i suoi spostamenti. Questo, vediamo che in questo caso abbiamo pene che vanno da 3 a 18 mesi di arresto e un'ammenda da 500 a 5.000 euro, quindi anche qua è sempre una contravvenzione, non si tratta di un delitto, però una contravvenzione di un certo tipo e che quindi può portare con sé delle conseguenze non certo lievi e con un effetto di dissuasione più accentuato rispetto alla precedente articolo 650 del codice penale che abbiamo già di cui abbiamo già parlato. Teniamo presente anche che questa sanzione penale non è oblabile, quindi non è possibile ricorrere esclusivamente al pagamento di una somma di denaro, così come in caso di violazione dell'articolo 650, per chiudere la partita penalistica e quindi in questo caso è più facile incorrere in un processo o comunque in una sanzione che porti anche a degli effetti penali ulteriori, quali per esempio avere in primis una precedente nella propria fedina penale. Un altro ambito di particolare sensibilità è quello della responsabilità penale del datore di lavoro, perché sicuramente il datore di lavoro è responsabile della salute e della sicurezza di tutti i suoi lavoratori. In particolare c'è il testo unico sulla sicurezza del lavoro che è richiamato dalle norme del codice civile che impongono appunto a carico del datore di lavoro di occuparsi, quindi di essere proattivo
attivo nel dover tutelare quelli che sono questi valori del lavoratore. Ebbene, il testo unico 81 del 2008 sulla sicurezza sul lavoro impone tutta una serie di prescrizioni che il lavoratore abitualmente deve rispettare per far sì che venga tutelata la salute e la sicurezza di tutti i suoi lavoratori. Ebbene, con il diffondersi della pandemia vi è stato il problema della tutela dal rischio epidemiologico, nel senso che sia per quelle attività che sono state aperte, che non hanno subito effetti lockdown, quindi che filiere alimentare, attività mediche o altre, che hanno avuto il consenso per comunque continuare a svolgere attività durante questo periodo di isolamento, sia quelle che invece hanno potuto, in quella che è stata poi la fase 2 italiana dallo scorso 4 maggio, ripartire. Ebbene, per tutte queste aziende sicuramente il primo problema da tenere presente era quello della responsabilità, soprattutto penale, del datore di lavoro in caso di sinistro o infortunio o malattia sul lavoro. In questo caso lo stesso INAIL, che è questo ente pubblico italiano, istituto nazionale per la prevenzione della sicurezza e la prevenzione sul lavoro, questo istituto ha sostenuto che la contrazione della malattia del contagio sul posto di lavoro costituisce un infortunio sul lavoro. Tanti commentatori hanno ritenuto questo più sussumibile sotto la qualifica di malattia sul lavoro, però sicuramente sotto questo punto di vista, dal punto di vista penalistico, le differenze sono più limate, comunque sia vi è una responsabilità sia per il contagio, sia che esso sia una qualificabile come sinistro o come malattia. Ebbene, innanzitutto quindi l'attenzione si pone su quelle che sono delle violazioni contravvenzionali previste proprio dal citato testo unico 81 del 2008, che per esempio impone tutti gli obblighi precisi al datore di lavoro a cui deve attendere, quelli relativi alla predisposizione di presidi di tutela, di DPI, oppure informazione e formazione a tutti i lavoratori. Poi in questo periodo ci sono stati anche molti protocolli e molte linee guida che vari enti, l'INAIL per primi, ha diffuso che davano atto di quelle che erano le accortezze che ogni luogo di lavoro avrebbe dovuto apportare in caso di riapertura o qualora fosse restato aperto. E quindi queste possono portare a questi primi tipi di violazioni, che sono anche però le più lievi. Queste si hanno in ogni caso, quindi non soltanto in caso di eventuale contagio, ma proprio una volta che vi sia stata qualsiasi tipo di violazione, di condotta, di violazione, di non rispetto di una di queste norme. Il problema poi invece si pone qualora un soggetto, un lavoratore, effettivamente fosse contagiato, quindi contrasse il Covid. In questo caso il datore di lavoro risponde di lesioni personali colpose.
Mi sentite? Si era perso, non so se era interrotto un secondo. Chiedo. Ok, si era interrotto, scusate, si era interrotta la presentazione. Ricondivido lo schermo. Ecco qua, un piccolo errore tecnico, ma che abbiamo già risolto. Dicevo, lesioni personali, eravamo arrivati a questo punto. Che nel caso in cui i fatti di lesioni personali sono connessi con la violazione delle norme per prevenire gli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da 3 mesi a un anno, multa da 500 a 2.000 euro, per lesioni gravissime da 1 a 3 anni. Quindi vedete come risultano sensibilmente più elevate in questo caso le sanzioni. Lesioni personali, più persone in questo caso, la pena è anche questa volta aumentata ulteriormente, quindi la lesione più grave è aumentata fino al triplo e la pena comunque non può superare gli anni 5. Cosa sono per parametrare questi due indici, le lesioni personali gravi e gravissime? Gravi sono quelle, secondo il 583,1 codice penale, nel caso in cui dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona, ovvero che determina un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a 40 giorni, mentre un'altra ipotesi di lesione grave è un indebolimento permanente di un senso di un organo. Le lesioni gravissime sono quelle invece nel quale dal fatto deriva, per esempio, una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che lo rende inservibile, oppure la perdita dell'uso della capacità di un organo o della capacità di procreare, ovvero una difficoltà permanente grave della favella, cioè della parola. Quindi queste lesioni che compromettono in maniera più marcata la vita futura della persona offesa che ha subito questo particolare danno. Abbiamo poi il manslaughter, cioè l'omicidio colposo, nel caso in cui il soggetto, il lavoratore che sta svolgendo la propria attività lavorativa, contragga sul posto di lavoro il Covid e muoia di coronavirus. In questo caso abbiamo questa norma prevista dall'articolo 589 del codice penale: chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito da 6 mesi a 5 anni, quella base, ma anche qua non c'è una norma speciale nel caso in cui il fatto è commesso con la violazione per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena è della reclusione da 2 a 7 anni, quindi molto più grave perché si reputa che un soggetto, dato che come si è detto, il datore di lavoro è il garante, ha la posizione di garanzia rispetto a quelli che sono i suoi lavoratori, ha delle specifiche norme di tutela della loro salute, quindi in caso in cui un soggetto venga a mancare, risponde di una pena decisamente superiore rispetto a quella di un omicidio colposo, chiamiamolo. Morte di più persone, quindi pensiamo anche qua, una norma che dobbiamo sicuramente prendere in considerazione perché in caso di focolai, un contagio sul posto di lavoro può far sì che vi siano più soggetti che contraggono malattie e magari anche più soggetti che possano perdere la vita. In questo caso, morte di più persone, morte di una più persone e lesioni di altre, si applica la pena che dovrebbe infliggersi al reato più grave, commesso fino al triplo, quindi aumentato fino al triplo, ma la pena sicuramente non può superare i 15 anni. Non solo per le persone fisiche. Cosa vuol dire? Che in Italia vi è una responsabilità autonoma chiamata responsabilità amministrativa, ma che in realtà è un terzo genus, cioè una responsabilità di mezzo tra il penale e l'amministrativo, dell'ente, della società, la quale, se non dotata di idonei e aggiornati, adeguati compliance program, allora sarà tenuta a rispondere del reato con sanzioni, quali sanzioni pecuniarie, quindi pagamento di determinati importi, tramite sanzioni interdittive anche molto pesanti, ne andremo a vedere alcune, e con la pubblicazione della sentenza e con la confisca del profitto del reato, quindi quello che è stato il suo introito nella commissione del reato. E quindi in questo periodo vari interpreti si sono interrogati se fosse necessario, data l'emergenza Covid, provvedere a un aggiornamento del modello. In realtà si è ritenuto non necessario un aggiornamento del modello, un modello che già avesse come presidio
rischio, nel loro risk assessment, quello che è considerato il rischio per la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro, quindi quei reati che tutelasse dalla commissione di reati presupposto connessi alla violazione di norme infortunistiche e portasse quindi all'evento, lesioni o omicidio colposo sul posto di lavoro, sicuramente si è ritenuto doveroso aggiornare quelli che sono i DVR, quindi quelli che sono il documento valutazione rischi, e quantomeno coinvolgere l'organismo di vigilanza in un nuovo risk assessment per valutare se fosse necessario disporre nuovi presidi a tutela di quelli che sono il nuovo rischio epidemiologico, ovvero di valutare se quei presidi già esistenti possano essere ritenuti sufficienti. Naturalmente in questo caso è stata anche una tematica del rispetto dei vari protocolli, quali per portare appunto a quello che era la compliance con queste indicazioni che richiedevano distanze di sicurezza sui lavoratori, igienizzazione dei locali, guanti, mascherine, quindi dispositivi di protezione individuale. Vediamo però quale può essere nel nostro caso particolare l'effettiva responsabilità dell'ente. Abbiamo questa norma, l'articolo 25 septies del decreto legislativo 231 del 2001, che punisce l'omicidio colposo o lesioni gravi gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Andiamo a vedere quelle che sono queste ipotetiche lesioni, quindi abbiamo queste ipotetiche sanzioni. Per le lesioni personali abbiamo sanzioni pecuniarie che vanno dai 25.800 ai 387.250 euro. Quindi delle sanzioni pecuniarie davvero incisive, che possono portare appunto in alcuni casi addirittura a paralizzare enti magari più piccoli, anche se è vero che in questo caso, per quello che è dato il sistema di sanzioni 231, in relazione alla pena pecuniaria, vi è un meccanismo a quote, ossia viene determinato innanzitutto il numero delle quote a carico dell'ente in base alla gravità del reato, alla possibilità, efficaci condotte che poi l'ente ha posto in essere al fine di garantire, di tutelare dal rischio di reiterazione dello stesso. Poi, oltre al numero delle quote, vi è una determinazione dell'entità della singola quota, quella invece è determinata dal giudice in base alla capacità economica e patrimoniale dell'ente, per evitare che a un ente piccolo vengano applicate sanzioni assolutamente mostruose, oppure che un ente grande abbia delle sanzioni davvero ridicole che lo possono spingere a disinteressarsi di quella che è la violazione della norma. In caso di omicidio arriviamo a pene pecuniarie che vanno da 64.500 fino a 774.550 euro. Abbiamo anche, come dicevo prima, non solo sanzioni pecuniarie, ma anche interdittive. In questo caso abbiamo quindi l'interdizione dell'esercizio dell'attività, quindi la società non può più esercitare la propria attività nella quale vi è stato questo omicidio o lesioni gravi gravissime per violazione della tutela della sicurezza del lavoro. Abbiamo la sospensione e revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, abbiamo il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, appalti o altre ipotesi di contratti, esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi e anche il divieto di fare di pubblicizzare i propri beni e i propri servizi. Quindi, come vedete, spesso sono delle sanzioni che sono ancora più gravi, risultano ancora più deterrenti per l'ente che preferisce pagare però poter continuare a produrre reddito che invece essere paralizzato nella propria attività perché appunto è un'interdizione, ovvero non ha più le autorizzazioni di operare in alcuni campi particolari o non può contare con la pubblica amministrazione, partecipare a gare, appalti o avere dei finanziamenti. Ovvero appunto, come si è detto, non può pubblicizzare, non può fare marketing sui propri prodotti. Abbiamo poi anche come sanzione la confisca del profitto del reato. E qua c'è tutta la tematica che sarebbe da
lunghissima da trattare, ma che accennerò solo velocemente, quale può essere il profitto di un reato di omicidio o lesioni gravi, gravissime? È perché si dice che non c'è profitto per l'azienda nell'evento morte o nell'evento lesione del proprio dipendente. La giurisprudenza italiana si è risolta in questo senso. Non c'è un interesse o vantaggio, quindi non c'è un profitto in quello che può essere in sé il decesso o l'infortunio sul lavoro, ma l'interesse o il vantaggio che è in un risparmio di spesa. Perché la società, invece che investire su quelli che sono, sulla sicurezza del lavoro, ha risparmiato e quindi questo è il profitto di questo, ossia quello che nel bilancio, quelle somme di denaro che nel bilancio avrebbe dovuto destinare, ma non ha fatto, alla salute o sicurezza sul lavoro. E quindi queste somme vengono confiscate. Quindi, come vedete, sia persone fisiche, ma anche persone giuridiche, in questo con l'avvento del Covid hanno dovuto ripensare anche dal punto di vista penale quella che era la loro attività ordinaria, perché quelle che sono state le risposte date dal legislatore, quindi con i vari provvedimenti, ma anche in relazione a quelli che sono stati successivamente quelli che l'ordinaria amministrazione, perché l'infortunio sul lavoro c'è sempre stato. Quindi è chiaro che qua ci troviamo di fronte a un diverso infortunio, un diverso tipo di infortunio, malattia, quello della Covid, ma la disciplina è quella che è rimasta quella della violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, è quella che è sempre stata anche prima di quello che era l'emergenza da coronavirus. È chiaro che quindi alla luce di tutto questo, una valutazione anche di quelli che sono i rischi penali è necessario per evitare di incorrere in quelle che possono essere delle conseguenze davvero devastanti per l'attività dell'impresa, che potrebbe non solo essere condannata a pagamento di svariate somme di denaro davvero onerose, ma anche a dover bloccare la propria attività o a poter svolgere la propria attività in maniera decisamente limitata, e che quindi con delle conseguenze assolutamente non devastanti per quella che è l'esercizio, la continuità aziendale, l'esercizio della propria attività. I finish. Thanks for your attention and participation. If you have any question, it'll be a pleasure for me to answer you. I ask to. Okay, someone will send me some question by email later, so I think I finished my presentation, and thanks to Counsel Barra and thanks to all participants for your attention. Have a nice evening, or in Italy evening, or afternoon in other country.